Buongiorno, sono Giuseppe Scassellati, siamo qui alla cantina Scacciadiavoli. Vi presentiamo questa mattina un risotto con rape rosse, pecorino e dei porcini, abbinati con il vino grechetto Montefalco. Iniziamo subito con la ricetta. Mettiamo dell'olio, pan buffetti, scalogno, mentre facciamo prendere un po' di odore allo scalogno, un riso carnaroli è ideale per far sì che ci sia la qualità e la quantità giusta. Sono qui in veste di docente della ICAM di Foligno. Abbiamo bagnato con del grechetto ed ora aggiungiamo del brodo. Il brodo che è stato fatto con carote, sedano, cipolla, chiodi di garofano, alloro, della mela e delle rape rosse, appunto, le quali poi le frulleremo e le metteremo insieme. Abbiamo 20 minuti più o meno di cottura, 17 minuti per la precisione, quindi faremo in modo che il nostro risotto cuocerà piano piano e sprigionerà l'amido che serve per farsi la cottura del risotto. Nel frattempo, andiamo avanti, tagliamo il pecorino semistagionato in piccoli cubetti da aggiungere poi per dare la croccantezza al risotto. Nel frattempo che continuiamo la cottura del risotto, prepariamo i porcini fatti a lamelle, a fette, passati in padella con dell'aglio in camicia e il sale e pepe, quindi appena scottati, dopodiché andranno messi sopra il risotto da contrasto con il dolce della rapa rossa e il croccante, come dicevo prima, del pecorino semistagionato. Aggiungiamo del sale, nel frattempo aggiungiamo della rapa rossa, vediamo che la cottura del riso sta ultimando. Terminata la cottura del riso, del risotto, quindi possiamo togliere dal fuoco. A questo punto mettiamo scaldiamo i porcini da mettere poi sopra. A questo punto qui lasciamo depositare un po' l'amido del risotto aggiungendo il pecorino, mentre per quanto riguarda la rapa rossa abbiamo il colore sufficiente, il rosa. La mantecatura del risotto con burro e pecorino grattugiato. In questa fase riusciamo ad ottenere la cremosità del risotto. Impiattiamo il risotto. Mettiamo dei porcini a decorazione e anche a contrasto di sapore. Terminato il nostro risotto porcini, rape rosse e pecorino, lo abbiniamo con un grechetto scacciadiavoli del quale ora vi parlerà il nostro enologo. Io sono Liu Pambuffetti dalla cantina Scacciadiavoli e abbineremo a questo piatto il nostro Montefalco grechetto DOC. Il grechetto è prodotto con uve grechetto 100%, è il vino più giovane e immediato di nostra produzione e dà degli aromi di fiori gialli e bianchi, frutta fresca e erbe mediterranee.
Per la produzione utilizziamo solo l'acciaio per mantenere la pulizia al naso e la semplicità dei profumi.